Bella a tutti raga, eccoci qua in questo nuovo video, sono Mirkovic. In questo video tutorial vi farò vedere come aggiornare i driver di tutto il computer tramite la gestione dispositivi, più come fare la pulizia disco per eliminare versioni precedenti di Windows installate e così via. Dato che ho formattato il PC, ho deciso, visto che ci sono e devo aggiornare i driver dopo Driver Boost, che ho già aggiornato tramite Driver Boost, un programma eccezionale che tramite il mio blog lo troverete. Quindi, se lo volete scaricare Driver Boost, scaricatelo dal mio blog che vi lascio tramite i miei social il link da dove poterlo scaricare tramite il mio blog. Detto questo, ora andiamo nella ricerca e scriviamo gestione dispositivi. Se avete Windows 10, ci sarà la ricerca, lo troverete direttamente da lì, da qui. Oppure, se avete un PC con Windows vecchio, dovrete andare sul pannello di controllo e dovete andare su Hardware e suoni, e qua c'è la spunta gestione dispositivi e lo aprite direttamente così. Detto questo, ora vi ricordo che questi sono tutti i driver del nostro PC, quindi detto questo, ora li dobbiamo aggiornare tutti uno per uno. Purtroppo questa è la soluzione migliore dopo averli aggiornati già dal driver boost e già da Windows Update. Questo è il terzo passaggio, che prima si aggiornano tramite driver boost. Quelli che trova driver boost, li aggiorniamo. Quelli che non trova Driver Boost, tramite la gestione dispositivi, li aggiorniamo da qui. Quindi mi raccomando, apriamo. Prima di tutto, io ho il driver batterie, doppio clic, ci entriamo e dobbiamo fare tasto destro, diciamo, in ogni paragrafo, in ogni driver, che è questo, è il driver della batteria. Quindi facciamo tasto destro, facciamo aggiorna driver, cerca automaticamente driver, chiudi e così via. Stessa cosa anche per questo. Io lo faccio velocissimamente, quindi vediamo in questo video tutorial quanto ci impiego ad aggiornare i driver. Sono velocissimo, quindi fate la stessa cosa come vi ho fatto vedere nel primo driver, di aprire le varie sezioni come code di stampa e così via. Facciamo lo stesso procedimento per tutti i driver che sono inclusi della stampa e così via. Io non ho una stampante, però io faccio direttamente un'unica porzione tutto. Quindi vediamo quanto ci metto. Ora, detto questo, vi lascio a questa visione di quanto sono veloce ad aggiornare i driver singolarmente, uno per uno. Come vedete, guardate quanto ci sto impiegando. Devo dire, questo è un video tutorial con un speed aggiornamento di driver. Dei driver. Come vedete, sto facendo tutto alla velocità, anche la webcam che sto utilizzando ora. Se sono già aggiornati, allora praticamente finisce già. Se invece non è aggiornato, allora vi farà il download, che ci impiegherà un po' rispetto a me, che se sono già aggiornati io lo faccio una sicurezza in più, che non si sa mai, che così il PC almeno non si blocca. Adesso mi sono sbagliato sezione, quindi può capitare, perché sono troppo veloce. Quindi ora sto aggiornando i driver delle USB, praticamente delle entrate USB, e tutti i vari dispositivi che si accollegano al PC per fare funzionare al meglio tutte le varie entrate. Io sto guardando praticamente quello che sto facendo qua, perché praticamente non posso guardare io mentre sono in webcam, che ho lo schermino a destra che mi vedo in anteprima in questo momento del video registrazione, che sto facendo la registrazione. Ora facciamo anche questo, trusted e così via, trusted platform module. Poi aggiorniamo tutti i dispositivi di sistema, che sono veramente tantissimi. Adesso riprendiamo la nostra carica di velocità della luce, vediamo se riesco, perché li ho già aggiornati, però per sicurezza tramite gestione dispositivi li riaggiorno per sicurezza, non si sa mai che c'è qualcosa che mi sfugge. Dopo vi farò vedere a fine di questo aggiornamento dei driver tramite gestione dispositivi di come fare la pulizia del disco direttamente dal programma ufficiale di Windows e così via. Questo
Questo non so se l'ho aggiornato, quindi rifacciamo perché l'ho stoppato per sbaglio. Dai che forse ci siamo, dai che questo video tutorial finisce. Non è, per me non esce lunghissimo come durata, di sicuro perché sono velocissimo, come vedete, sono già quasi a metà di questa sezione di dispositivi di sistema, come vedete. Sono tutti i vari driver per far funzionare alla grande il computer. Vi ricordo che io li ho anche installati manualmente quelli del mio computer Asus col modello. Dovete andare nel sito, prima installate quelli, poi da driver booster, poi direttamente quelli che non cerca driver booster, lo fate da qui, tutto uno per ogni paragrafo, perché io ve lo consiglio, perché a volte non si sa mai che magari rimane almeno uno o due non aggiornati, però man mano che i driver boost lo aggiornano, migliora sempre di qualità e i driver ultimamente da gestione di dispositivi non me ne dà nuova serie. Però per sicurezza io questo video l'ho fatto perché qualcuno magari non lo sapeva, e anche per fare un tutorial diverso dal solito ho deciso di portarlo perché mi sto divertendo, e poi anche per farvi vedere quanto ci metto a installare e aggiornare i driver anche così, anche se li finisce subito, però vi sto facendo vedere anche questo speed aggiornamento. Senza velocizzare il video, sono io che sto velocizzando, diciamo, a fare queste cose dell'aggiornamento dei driver. Dai che fine, li ho finiti tutti, è incredibile. Sono fulmineo perché anche il computer adesso è formattato praticamente. È ancora più veloce di prima. Per il momento non ci sono tanti programmi nel computer, ma no, non vi preoccupate che appena, con la calma e appena riuscirò, metterò tutto alla grande con la calma. Anche il system firmware ormai me l'ha trovato da driver, cioè tramite Windows Update, quindi questa volta non è più da aggiornare da qua, ma l'ha aggiornato direttamente da Windows Update. Quindi man mano che va avanti anche Windows 10 e così via, migliora sempre la qualità e troverà sicuramente tutti i driver tramite Windows Update. Però questa cosa che sto facendo io lo faccio per sicurezza, che non si sa mai che qualcosa non è andata a buon fine. Quindi questa cosa, se la volete fare bene, se non la volete fare, allora farete tramite driver booster, che driver booster ve li troverà quelli che mancheranno, perché voi pensate che il computer è già pronto dopo la formattazione, ma vi sbagliate di grosso, perché avete formattato il PC bene, però i driver non c'è più installato niente, cioè come il driver della wifi, la scheda video e così via, e magari non ve li trova da Windows Update, essendo un PC vecchio. Un esempio, il vostro non ve li trova, invece il mio, essendo un PC non tanto vecchio, da Windows Update me li trova. Anche Driver Booster me ne ha trovati tantissimi ieri, che ieri ho fatto l'aggiornamento tramite Driver Booster dei driver e così via. Come vedete, mi sono un po' rallentato perché sono, diciamo, dopo un po' mi stanca anche la mano, dopo un po' a cliccare, cliccare, su cliccare, è così, è normale. Sta venendo anche mal di testa perché sto facendo le cose velocissimamente, ma non vi preoccupate che sto benissimo, ecco. Sono andato in lockdown in questo momento, in tilt, a fare questa cosa qua. Non è facile. E secondo me sono il primo a portare un video di questo genere su YouTube e di essere così veloce ad aggiornare questi driver. Secondo me è un tutorial che farà piacere a tanti. Neanche avevamo finiti, dai, circa 5 minuti ci ho messo, dai. Devo dire che secondo me all'incirca ci ho messo 5 minuti, poi non lo so all'incirca. Poi facciamo qua, clicchiamo rileva modifica hardware, e come vedete è tutto alla grande aggiornato. Non c'era nessun driver da aggiornare, però io l'ho fatto così, non si sa mai che a voi ve li dà da aggiornare lì.
anche senza driver boost, potete farlo direttamente dalla gestione dispositivi oppure tramite il programma driver boost che troverete nella descrizione del video. Tramite i miei social troverete il link del blog dove poterlo scaricare. Dovete sfogliare i post vari dei vari programmi e poi lo trovate. Bene gente, ora finito l'aggiornamento dei driver tramite gestione dispositivi, anche se non ci sono stati, però l'ho fatto per sicurezza, facciamo la pulizia disco. Se non ce l'avete nel desktop l'icona della pulizia di disco, allora andiamo nella barra di ricerca e facciamo e scriviamo pulizia disco. Lo avviamo con tasto sinistro del mouse e selezioniamo i nostri dischi che vogliamo. Tipo io ho il disco locale C del mio PC, allora faccio la pulizia disco del locale C, praticamente del mio PC. Se no, dell'hard disk possiamo fare anche una pulizia disco dell'hard disk e così via. Facciamo prima del C, facciamo l'ok e attendiamo che si avvia il calcolo. Buono, ha già finito la prima fase. Ora dobbiamo selezionare tutte le varie spunte. Mi raccomando, se avete Windows 10 non October Update come io, allora ci sarà la spunta download. Quindi mi raccomando, levate soltanto la spunta a download, perché con Windows 10 October Update hanno rimosso la selezione download. Quindi mi raccomando, ricordatevi questo mio consiglio. Ecco. Una volta selezionati tutti, avviamo la pulizia file di sistema cliccando qui, con una volta col tasto sinistro del mouse. Facciamo il C ancora e diamo l'ok. Bene, dobbiamo completare le varie fasi. Quindi ora attendiamo qualche momento. Se in caso ci metterà di più, a voi vuol dire che avete tanti programmi, quindi ci mette di più. Io invece l'ho formatato ieri, l'altro ieri, quindi perciò non ho tanti programmi, quindi la pulizia disco finirà all'istante, come avete visto ora. Rifacciamo la selezione anche di questa selezione, cioè praticamente di questa altra fase di pulizia. Mettiamo tutte le spunte e poi diamo l'ok qui sotto eliminazione file. Quindi rimuovere in modo definitivo questi file, tipo file temporanei. Se avete delle installazioni precedenti di Windows, ci sarà la spunta da mettere. Quindi mettete tutte le spunte che trovate, che non succederà niente. Quindi fidatevi di me che io l'ho fatte spesso queste pulizie disco, selezionando tutti i file, ma il computer non si cancella niente. Quindi facciamo eliminazione file e siamo a posto. Questa è l'ultima fase. Attendiamo che si completi la pulizia dell'unità C e poi facciamo dell'hard disk e poi vi saluterò, perché il video è uscito alla grande e non ci ho messo tantissimo a fare il tutorial. Buono, buono, ha già finito. Buono. Ora riavviamo la pulizia disco, mettiamo il nostro hard disk, My Passport Mirkovic, che è il mio hard disk che l'ho chiamato con questo nome, diamo l'ok, buono. Attendiamo, qua non c'è tanta roba perché è un hard disk e non un disco locale C come del computer, che ci sono file di registro, c'è anche Windows 10 installato, quindi come vedete qua ci sono due opzioni e dobbiamo lasciare le due V in queste due opzioni soltanto. Se ne avete di più, allora selezionate quelle che ci sono da voi e facciamo pulizia file di sistema. Riselezioniamo il nostro hard disk del disco locale D, che è della unità del mio hard disk, e facciamo l'ok e diamo l'ok. Bene. Ancora un'ultima fase, la stessa cosa di prima. Lasciamo le due spunte della V in queste due opzioni e diamo l'ok. Eliminazione file, diamo il consenso, clicchiamo una volta con tasto sinistro del mouse. Come vedete, sta finendo l'ultima pulizia dell'hard disk. Bene, attendiamo che si completi. Non serve a staccare il video perché tanto ci mette pochissimo, se non mi sbaglio. Vediamo. Buono, ci ha messo poco, non ci ha messo tantissimo. Ottimo. Devo dire che questo tutorial è andato a buon fine.
Come tutti i tutorial che ho fatto, ma dato che non ho mai portato dei video tutorial di questo genere che me l'hanno richiesto tanto tempo fa, come fare la pulizia disco, ed eccoci qua con inclusa la pulizia disco tramite questo tutorial che mi è venuto in mente di farvelo vedere. Detto questo, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video, vi invito a lasciare un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale tramite il tasto iscriviti qua in basso dal mio video. E di ricordarvi di attivare la campanella per non perdervi nessuna notifica dei miei video che caricherò. Detto questo, vi ricordo ancora di seguirmi dai social che vi lascio nella descrizione del video e di ricordarvi se volete il programma Driver Boost per aggiornare i driver del vostro PC, scaricatelo dal mio blog che vi lascio tramite i miei social il link per trovare il post, dovete trovarlo voi. E non ci vuole tanto, basta scrivere nella lente della ricerca del mio blog Driver Boost e troverete il post dedicato. Detto questo, vi saluto, un abbraccio dal vostro Mirkovic by Italia. Ciao ciao e bye bye.